quella di proprietaria. Per Christophe Dubois. Fantastica vettura, 605 cubic inch, 1000 ha dichiarato. 1200 cavalli Alex Salter, 10.000 la cilindrata per questo Plymouth Roadrunner. Del vincitore. Partenza valida per entrambi. Partenza valida per entrambi. Vediamo chi passa. Christophe Dubois passa il turno e qui abbiamo Tikinator di Alessandro De Gani da Rimini. BF Engineering di Franco BF e dall'altra parte Max Longo. Max Longo, del boss dell'All Wild West di Pavia, con la sua nuova vettura Corvette Pistacchio. Attenzione, stacchiamo il paracadute, la sicurezza per il paracadute di Alessandro, ultima regolazione, poi dichiariamo l'entrata in pista. Siamo alla prima eliminatoria diretta di questa grande gara di accelerazione drag racing in terra pavese. Perché è la prima esperienza su questo tipo di vettura, passa Alessandro De Gani. Attenzione, la sorte, il sorteggio giocato male per marito e moglie Reinsteiner dalla Svizzera, Beat e Nicole, la moglie sulla corsia di sinistra, due Corvette Roadster del 57 del 57. Si è un attimo sganciato un filtro di sovrappressione del motore, niente di che.
Quest'anno è forte. Nessun problema, è un tubo di recupero dei fumi posizionato sul coperchio valvole. Sì, no, attenzione, c'è un problema più grave. Solo Beat, partenza in singola. Vediamo dietro purtroppo la macchina di Nicole. Parte il marito che la guarda sconsolato. Si è spaccata la marmitta. Si è spaccato il 4 in 1 il collettore. Postiamo indietro la vettura che sta arrivando l'altra macchina dietro, l'altra coppia. Teniamola qui. Uscito l'ultimo pezzo del collettore di scarico, Nicole, c'era una bella sfida in casa, Resteiner, sfida all'eliminazione diretta tra marito e moglie. Non diamo un'occhiata alla pista se ci sono residui, ma non credo, di olio, prima di far entrare Vince Rosiello e Gabriel Lacombe. Ok, tutto a posto. La stessa categoria. Allora tutto a posto, Gabriel Lacombe col suo alter ed front engine già pronto. Essendo dispari in questa categoria, questa prima eliminatoria, chi ha il miglior tempo di qualifica passa da solo, come è successo già in altre categorie, quindi Gabriel Lacombe è il top qualifier della Super Pro IT. Passaggio in vai, vediamo se... Tira comunque probabilmente per vedere la regolarità del suo tempo dichiarato anche per il lancio successivo. Allora facciamo entrare subito l'altra coppia. Chiamiamo in pista. Personale gara, per cortesia, chiamare, bisogna chiamare, mandare in pista le altre due vetture. Fateli segni di accendere i motori, ok. Abbiamo Vince Rosiello con la Rita d'Espresso, da Bel Air, dalla Francia. Rosiello, Vince, di origine francese, e Patrick Dubois, della Dustin Gang Racing, quindi sfida in terra francese. Questo angolo della polizia francese. Attenzione alle orecchie. Pauroso il burnout come sempre del Blower, motore Blower alcol di Vince Rosiello, che merita un grande applauso.
Pensate, fino all'anno scorso queste vetture potevano solo fare show, da quest'anno invece sono in gara, competizione vera, pura. Sì, vediamo che l'allineamento viene dato, noi l'abbiamo simpaticamente soprannominato il vichingo, arriva dalla Bretagna il bretone con il kilt per 10.000 centimetri cubici circa del motore Rital Express. Rosello. Stacca il pollo, niente, al pollo, mostra il pollo. Vediamo la luce accesa, ha sforato Vincent, ha sforato Vincent, è passato Patrick Dubois, ancora più forte. Allora abbiamo bisogno di svuotare la direzione gara, mi dice che dobbiamo far uscire cortesemente la direzione gara, mi dice che tutte le persone devono uscire dalla pista, le persone non autorizzate dalla visuale della direzione pista per cortesia. Allora abbiamo Enrico Angeloni che doveva sfidare il suo grande amico Sebastien Lajoux, che ha avuto ieri un problema con il suo starter pillar, dove ha dovuto ritirarsi. Passas in singola ed è già automaticamente qualificato per il turno successivo. Enrico Angeloni con il suo rail, che lui ha esperienze decennali in questo drag racing. Team Columbia Drag Racing ha un motore da 11.300 di cilindrata, il suo miglior tempo aveva fatto 7.40, motore da 1.400 cavalli. Abbiamo ancora vetture? Dragster Rail Eric Angeloni, campione francese nel 2012, vincitore Hockenheim nel 2001, presidente dell'associazione Dragster in Francia, è la sua prima volta all'Irrace per Eric Angeloni con il suo Dragster Rail. Fuori, spero che esca subito o ha perso aderenza. Problema per Angeloni, potrebbe aver solamente perso aderenza, andiamo a controllare.